Nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Elena Prestes sembrano essere sempre più vicini. Dopo aver flirtato con Shai la gatta, dalla quale si è beccato un sonoro 2 di picche, adesso il modello milanese sembra aver cambiato obiettivo e messo nel suo mirino la modella brasiliana. I due geffini si sono baciati appassionatamente per provare la scena di un film. I concorrenti presenti, stupiti della piega passionale, hanno iniziato ad urlare: "Oddio, eccoli, guardateli!" Questo sì che era vero, e poco dopo gli autori hanno chiamato Lorenzo e Elena in confessionale. Vicinanza tra Lorenzo e Elena, parla l'ex fidanzato di lei. In merito all'evidente vicinanza tra Lorenzo e Elena si è espresso anche l'ex fidanzato di quest'ultima, Carlo Motta, in un'intervista a Fanpage. Spero non sia così stupida da pensare che un atteggiamento simile potrebbe portare a un risvolto positivo tra di noi, nel momento in cui ha scelto di comportarsi così sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Sicuramente il rapporto con questo ragazzo è una dinamica positiva per il programma. In un reality in cui più resti in gioco, più guadagni, creare relazioni è sicuramente una cosa positiva. E lei lo sa, ciò non vuol dire che ci sia solo un fine strategico nel suo comportamento, nel senso che non credo stia agendo controvoglia. Ma quando Lorenzo e Elena si baciavano, cosa facevano Shai la gatta e Javier Martinez? L'ex velina di Striscia la Notizia e il pallavolista argentino hanno passato diverse ore insieme, stuzzicandosi a vicenda per tutta la serata. La complicità tra di loro è evidente. È stata la stessa ballerina a rivelare che l'ex volto di Temptation Island è quello che realmente le interessa, colui che le faceva di continuo dei complimenti, e lei era imbarazzata ogni volta che i loro sguardi si incrociavano. A questo punto, pare che Shaila abbia definitivamente accantonato l'ipotesi Lorenzo, e che sia esclusivamente concentrata su Javier.